I traumi del ginocchio, i traumi distorsivi del ginocchio sono appunto frequenti, interessano il ginocchio e in particolare la capsula articolare e i legamenti del ginocchio oltre che i menischi. Noi per trauma distorsivo, come puoi vedere dalla diapositiva, possiamo definire come una perdita parziale, momentanea per distinguerla dalle lussazioni in cui c'è una perdita permanente dei rapporti articolari, quindi tra due capi articolari. In questo caso tra il femore e la tibia, e a cui si possono associare, come vedete, lesioni capsulo-legamentose e anche fratture. Quali sono le strutture quindi interessate dai traumi distorsivi del ginocchio? Le strutture le potete anche leggere qui su questa diapositiva: sono i legamenti collaterali, quindi quello mediale e laterale, il legamento crociato anteriore, quello posteriore e i menischi, i due menischi mediale e laterale. Questa è un'immagine anatomica dove possiamo appunto osservare i due legamenti, quindi il crociato anteriore, eccolo qui, quello posteriore che sta subito dietro, questo è il femore visto di fronte, la tibia, e i due menischi, che sono queste due piccole strutture molto importanti, e i due legamenti, il collaterale laterale e il collaterale mediale. Quali sono le cause delle distorsioni di ginocchio? Le cause possono essere traumi diretti o traumi indiretti. Il trauma diretto è il trauma che avviene attraverso appunto un colpo ricevuto sul ginocchio in maniera quindi diretta, mentre quello indiretto è legato proprio alla distorsione, che può avvenire per esempio per un mal posizionamento del piede sul terreno. Gli sport da contatto come il rugby, il calcio, il basket, il football americano sono gli sport dove sono molto frequenti i traumi distorsivi da trauma diretto. Il trauma diretto può, quando avviene sul compartimento esterno, quindi sull'esterno, può determinare una lesione del collaterale mediale e una lesione del crociato anteriore. E i meccanismi sono diversi, ci può essere una valgorotazione esterna in cui il ginocchio si apre verso la parte interna e quindi rompe il collaterale mediale e poi successivamente il crociato, oppure in valgorotazione esterna, quindi il contrario, dove si rompe in questo caso il collaterale esterno col menisco e poi anche il crociato, oppure una iperestensione o una iperflessione. Si associano spesso le lesioni meniscali. I menischi non sono altro che due strutture fibrocartilagine, quindi composte soprattutto da cartilagine, che sono interposte tra il femore e la tibia. Il menisco mediale, che è più grande, ha la forma di C, come qui potete vedere, e il menisco laterale invece ha forma di O, quindi più chiuso, ed è un po' più piccolo. Sono molto più frequenti le lesioni del menisco mediale, soprattutto nei traumi distorsivi che interessano anche il legamento crociato. Quali sono le funzioni principali dei menischi? Sono questi che potete vedere: la distribuzione del carico, assorbire le forze di compressione, migliorare la stabilità articolare e contribuire anche alla nutrizione della cartilagine stessa. La clinica è importante, quindi l'esame clinico. Non appena l'atleta si infortuna, bisogna capire la gravità della lesione e questo lo si può fare attraverso l'esame clinico. È solo l'esame clinico che ci può dire e dare indicazioni su quello che è lo step successivo, cioè le indagini diagnostiche, in questo caso una radiografia, ma soprattutto la risonanza magnetica nel caso in cui noi dobbiamo valutare l'entità della lesione sospettata a livello dei legamenti. Nella foto che Quindi, abbiamo visto prima, il test del cassetto, no? sì, test del cassetto, questo è il test di Luckman, è un altro test che ci fa praticamente vedere se c'è una lassità del legamento, prendendo così, come si vede questa figura, la tibia con la mano destra e con la sinistra, nel caso di un ginocchio destro ovviamente, il femore, e facendo un movimento proprio anche qui di cassetto. Questo invece è proprio il tipico test del cassetto anteriore e del cassetto posteriore per valutare sempre una lassità e quindi una instabilità del ginocchio. Questo invece è un test in vado stress per valutare anche se ci sono lesioni del collaterale o in vado stress. Cosa fare in caso di trauma di ginocchio? Quindi, nel caso in cui noi abbiamo un sospetto di trauma distorsivo, bisogna immobilizzare l'articolazione. Fare un'adeguata compressione per evitare l'ematoma, per evitare il versamento articolare. Crioterapia, quindi l'uso del ghiaccio, la borsa di ghiaccio non più di 20 minuti, non meno di 20 minuti, più volte in un giorno, elevare l'arto,
tenere alto riposo, evitare il carico, quindi uso di bastoni, e ovviamente avviare subito una visita specialistica. Una volta che abbiamo accertato la lesione e quindi valutata l'entità della lesione, bisogna capire se questo è un ginocchio che deve essere poi operato o meno. Nel caso in cui abbiamo una rottura parziale del crociato, possiamo soprassedere all'intervento e ovviamente passeranno dei giorni affinché il ginocchio si stabilizzi e passi l'infiammazione, ma nel caso in cui la lesione è totale e quindi c'è un'instabilità del ginocchio, bisogna provvedere alla ricostruzione del crociato, soprattutto nei giovani, anche se le richieste di ricostruzione del crociato avvengono anche da parte di soggetti ultra quarantenni, ultra cinquantenni. Cosa vediamo in queste foto? In questa foto vediamo un esempio di ricostruzione in cui praticamente si esegue un tunnel osseo attraverso la tibia che poi arriva anche al femore, attraverso il quale noi mettiamo il neolegamento. Neolegamento che può essere prelevato o dal tendine rotuleo oppure dai semimuscoli. Oggi frequentemente si utilizza il semimembrinoso e il semitendinoso, che sono due tendomuscoli che vengono utilizzati per ricostruire il crociato. Questa è un'immagine artroscopica che fa vedere appunto il neolegamento crociato posizionato in buona posizione. Ovviamente in questi casi bisogna aspettare che il neolegamento diventi legamento a tutti gli effetti, quindi i tempi di ripresa variano, di solito sono intorno ai 4, 5 mesi, 6 mesi per il completo recupero dell'atleta infortunato. Dottore, prima, parlando sempre di sport, si diceva se ti fai male e ti lesioni il legamento crociato anteriore hai una possibilità di giocare, se è il posteriore invece non c'è più niente da fare. Non è più così, oggi ci sono delle tecniche di ricostruzione anche del legamento crociato posteriore, sono sicuramente un po' più difficili e c'è una curva di apprendimento più importante, ma alcuni centri in Italia ci sono, sono rari, diciamo, queste lesioni del crociato posteriore, però in alcuni centri è possibile fare questa ricostruzione con dei buonissimi risultati. E si può tornare all'attività sportiva. Differenza con i menischi, cioè cosa bisogna fare per capire se è menisco o se è crociato? Il menisco può dare tre segni importanti, come il blocco articolare o un versamento articolare o un dolore. Quando sono presenti questi tre segni che non passano dopo un'adeguata terapia medica antinfiammatoria o di riposo, allora bisogna pensare che effettivamente è con una risonanza magnetica positiva per lesione, pensare di fare poi un'artroscopia, che è un intervento che noi qui a Caserta facciamo in anestesia locale, che ci permette un più rapido recupero dell'atleta, del soggetto. Dottore, lei è chirurgo ortopedico, che cosa consiglia quando il crociato non si è lesionato completamente? Bisogna valutare in questi casi se ci sono segni di instabilità. Se non ci sono segni di instabilità, un buon recupero muscolare e una buona terapia rieducativa può riportare l'atleta a tornare, diciamo, a giocare, quindi l'attività sportiva. È ovvio che nel momento in cui sono presenti segni di instabilità, di cedimento del ginocchio, in quel caso c'è l'indicazione a un intervento di ricostruzione. Come fare per prevenire? La prevenzione è legata soprattutto a una buona preparazione atletica, e la preparazione atletica oggi si tende a personalizzarla proprio per fare la prevenzione. La personalizzazione avviene attraverso degli studi biometrici dell'atleta, quindi lo studio di tutta la massa muscolare, delle strutture capsulo-legamentose, delle strutture ossee. Oggi e sicuramente in un prossimo futuro si arriverà ad una personalizzazione della preparazione atletica proprio per la prevenzione di questo tipo di traumi. Rinforzare il quadricipite fino a quanto può portare dei benefici negli sport di contatto? Sempre può portare benefici, e anzi è preferibile che in previsione di un intervento venga fatta una preparazione adeguata prima dell'intervento, cioè recuperare il tono muscolare, perché questo favorirà sicuramente la ripresa dopo l'intervento chirurgico. Fino a 10 anni fa, e mi corregga se sbaglio, gli interventi al crociato venivano effettuati a cielo aperto, oggi con l'artroscopia, giusto? Non è proprio così, già 10 anni fa si faceva in artroscopia, oggi le tecniche si sono affinate, si sono velocizzate, i tempi si sono, i chirurgi si sono ridotti,
E anche la ripresa si è accorciata, cioè mettiamo i pazienti in piedi subito per un recupero immediato. Post-operatorio, cosa bisogna fare subito dopo l'operazione? Dunque, l'intervento che può essere effettuato anche in, una, in un regime di one day surgery, quindi con una notte solo di degenza. Il giorno dopo il paziente operato viene messo in piedi e cammina anche senza le stampelle. Inizia subito la rieducazione in modo da poter recuperare l'articolarità, cioè il range articolare che almeno fino a 90 gradi va recuperato nei primi 10-15 giorni. Poi prosegue con il rinforzo muscolare e con rinforzo e con esercizi di propriocezione proprio per aumentare la stabilità del ginocchio stesso. Dottore, una difficoltà, le parlo da paziente, lei prima parlava della ricostruzione del legamento che non veniva più fatta con il muscolo della... Con rotuleo, il tendine rotuleo. Questo significa che poi quando uno si inginocchia non ha più problemi di sensibilità con il rotuleo? Beh, il rotuleo può avere degli svantaggi in questo senso, un dolore alla rotola può permanere per diverso tempo e oggi si preferiscono alcune tecniche, la sensibilità sì, del ginocchio a volte può essere, diciamo, il ginocchio può essere meno sensibile al nudista cutaneo, ma questo diciamo, è una complicanza secondaria. La cosa importante è il dolore rotuleo che a volte può rimanere. Oggi addirittura ci sono alcune tecniche che prevedono l'utilizzo di cosiddetti allograft, cioè di tendini rotulei prelevati da cadavere, però anche qui, nonostante le tecniche si sono affinate, c'è sempre un rischio remoto di malattie infettive, per esempio, non riscontrate, nonostante le tecniche di sterilizzazione che oggi si utilizzano. Quindi la soluzione è utilizzare sempre, in questi casi, quando è possibile, il semitendinoso e i due semimuscoli, oppure in alcuni casi è necessario utilizzare il tendine rotuleo. L'uso del tutore fino a quanto può essere utile? L'uso del tutore solamente per i primi 15-20 giorni, dopodiché il ginocchio può essere lasciato libero e per continuare la fase appunto riabilitativa. Per chi svolge l'attività? Invece il tutore bisogna conservarlo per parecchio tempo oppure dopo 15-20 giorni può essere tranquillamente abbandonato.